un'informazione di servizio. A quei ragazzi che si stanno esponendo dalle mura per issare il tricolore, state attenti perché rischiate di cadere. Io direi piuttosto che esporre il tricolore, varrebbe la pena da Veneto, dire che gli uffici dello Stato che sono qui ospiti si degnino di esporre la nostra bandiera veneta. Le prefetture senza il gonfalone di San Marco, il Palazzo Ducale senza il gonfalone di San Marco. Questo è il rispetto che Roma ha per i veneti. Allora guardate, penso innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori, a tutti quelli che hanno lavorato, che hanno faticato per organizzare una manifestazione unica nel suo genere. Un saluto ai sindaci, al sindaco Pan, insomma a tutti quelli che sono qui. Penso che questa riunione di oggi debba essere anche l'occasione per parlare chiaro a chi è indipendentista, ma anche parlare a chi ancora non ha capito perché siamo indipendentisti. Allora è difficile. I sei nostri comunque questi, tranquilli. No, ascolta un attimo, non si sa mai, no? È difficile da governatore, lo sa Roberto Maroni, che saluto, gli do il benvenuto nella terra veneta. È difficile spiegare ai nostri cittadini, quando li incontri, che 200.000 disoccupati sono la normalità. È difficile spiegare che un ragazzo ogni 4 sotto i 30 anni è senza lavoro e 2 sono precari. È difficile accettare che oltre 100 imprenditori si siano suicidati all'interno delle loro imprese. Noi l'abbiamo letta la Costituzione repubblicana. Io sono stato ministro come molti altri qui, Roberto Maroni, il nostro simbolo per quello che è stato al Ministero degli Interni e per la pulizia che ha fatto, non come questo che abbiamo adesso, che l'unica roba che può fare è aprire un'agenzia di viaggi per portare qua immigrati. Allora noi, quando ti nominano ministro, ti fanno giurare sulla Costituzione. E un giornalista quel giorno mi chiese: ma come fa un leghista a giurare sulla Costituzione? Guardi che la Costituzione nel 48 è stata scritta un po' di mesi dopo la Seconda Guerra Mondiale, c'era la fame, ma chi l'ha scritta era autenticamente federalista. E Einaudi diceva: ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Qual è il problema? E il problema è la gestione centralista che è avvenuta di questo Stato, è il non rispetto per i veneti, è il pensare che questa terra sia la colonia dell'impero, sia la periferia dell'impero. E noi non accettiamo questo, non accettiamo che le nostre imprese, i nostri lavoratori abbiano una pressione fiscale dell'85%, del 68%, contro una media europea del 46%. Non accettiamo che i nostri concorsi siano presi d'assalto da cittadini che vengono da fuori dal Veneto. Non vogliamo che le nostre case popolari siano date prima agli altri, a quelli del resto del mondo e dopo ai veneti. Che i libri, che i testi scolastici, i buoni scuola siano dati agli altri. Noi pensiamo di averlo fatto, cari signori e signore, fino in fondo il nostro lavoro. Pensiamo che dopo aver lavorato con le nostre 600.000 imprese e gli oltre 2 milioni di veneti che lavorano, pensiamo che quei 21 miliardi di euro che ogni anno lasciamo a Roma siano sufficienti per dire a questi signori: state fuori dalle palle, non venite più a rompersi le palle. Ci vuole coraggio andare a dire ai veneti che con lo sblocca Italia hai risolto i problemi. Noi non abbiamo visto tornare sul territorio quelle tasse.
ci hanno messo 90 milioni di euro sulla TAV e quindi sul treno ad alta velocità, il progetto costa 5 miliardi 130 milioni, ci hanno dato 90 milioni, il che vuol dire come dare a uno che deve fare 1000 km in auto un euro per fare il pieno. Ma quei soldi non ce li avevano da Roma, ce li hanno tolti dal porto di Venezia, quindi a noi dello sblocca Italia non ci hanno dato nulla. Però una cosa ce la danno, questa sì, immigrati a volontà, senza nessun problema. L'operazione Mare Nostrum, sapete, ogni tanto io trovo in giro qualche cittadino che giustamente, lo dico spesso questo motto gesuita, no? Che piuttosto che rassicurare i fedeli è meglio evangelizzare gli infedeli. Trovo qualche cittadino che mi avvicina, dice: io guardi, vi voto ma non sono razzista. A voi risulta che la Lega sia razzista? A voi risulta che noi ne facciamo una questione di colore di pelle o di identità o di professione religiosa? Però a noi risulta una cosa, che quando vieni qua chiedi permesso, rispetti le mie regole, lavori e stai in silenzio. A noi risulta che siamo accoglienti al punto tale, ditelo ai vostri vicini di casa, che il Veneto ha già fatto come la Lombardia la sua parte. Abbiamo oltre 500.000 immigrati, la stragrande maggioranza dei quali si sono integrati, sono persone per bene, hanno i loro figli che vanno a scuola, hanno un progetto di vita, lavorano, che comunque sono qui in Veneto, dei quali almeno 35.000 sono senza lavoro. Allora io mi chiedo, è più umano e rispettoso della dignità umana chi dice a queste 150.000 persone venite in Italia che lì ce n'è per tutti, o chi dice guardate che se venite qua fate la fame e vi prendono in giro? Allora questa è l'operazione dell'ipocrisia. 40 euro al giorno, solo stipendio di 2-3 mesi nei loro paesi. Aiutiamoli a casa loro, qui non c'è spazio per gli immigrati. Non siamo razzisti. Io non posso vedere gli immigrati accolti che hanno le case popolari e vedere che in emergenza agli anziani che non hanno più una casa c'è già qualche comune che pensa alle tendopoli. Ma dove siamo arrivati? Dove sono i prefetti? Rappresentano il governo sui nostri territori? Bene, i nostri territori dicono ribellati al governo, gli immigrati se non ci sono posti se ne stanno a casa loro, non esiste che i prefetti dicano che requisiranno gli immobili dei comuni. In Veneto comandano i veneti, non i prefetti. Non sono fuori tema, so che c'è stato un referendum, ma questa è la premessa per dire a chi ancora non ha capito che alla luce di tutto quello che ho detto, di cui sopra, l'unica soluzione è fare il referendum. E capiamoci fino in fondo, cerchiamo di non rieditare la solita storia dei veneti contro i veneti. La strada per l'autonomia, la strada per l'indipendenza è la strada dei veneti, non mia o tua. Non delle manifestazioni e delle contromanifestazioni. Non di chi è indipendente e chi è più indipendente del Veneto che ha fianco a casa. Questa non è un'utopia. In Scozia si è celebrata una grande pagina di storia e di democrazia. La corona inglese sceglie la democrazia, i Borboni di Roma scelgono la dittatura di fronte a una proposta veneta. Abbiamo fatto, e il merito va dato a tutto il Consiglio regionale. La maggioranza che mi sostiene ha votato queste due leggi referendarie, indipendenza e autonomia. E Roma, il governo di Roma ci ha impugnato questa legge.
dicendo che è incostituzionale, dicendo che è illegale, illegittimo andare a chiedere ai veneti semplicemente cosa pensano rispetto all'autonomia e all'indipendenza. Beh, allora noi vogliamo essere chiari fino in fondo. Chi mi conosce sa che io le politiche degli annunci non le faccio. Quindi la soluzione è questa. La Scozia ha dimostrato fino in fondo che il tema del referendum e dell'indipendenza non sono più un tabù, ma sono legali. Questa sarà la base giuridica sulla quale noi imposteremo il nostro ricorso contro il governo avanti alla Corte Costituzionale. Vogliamo che sia data opportunità ai veneti di esprimersi. Pensiamo fino in fondo di non essere contro la legge. La prossima settimana, io spero, si chiuderà definitivamente la formazione e quindi l'apertura di quel famoso conto per i versamenti. Vi ricordo che la legge prevede che il costo del referendum, che è di 14 milioni di euro, sia un referendum che comunque non sia a carico delle casse della regione e quindi della comunità, ma che venga sostenuto da versamenti volontari. Ed è quindi questo il punto di partenza. Noi pensiamo che i veneti siano pronti, però dobbiamo anche vivere non di illusioni, ma di capire che in Scozia si è fatta una grande operazione, un'operazione che ha una radice storica. Un applauso a Roberto Bossi, un saluto. Capo, non disturbare. No, perché questo sei un lombardo, ma sei in Veneto adesso, eh? Ciao capo. Allora vado a chiudere. Siamo pronti con l'operazione, vedrete le notizie nei prossimi mesi. Ovvero andremo a difendere questa legge fino in fondo. Pensiamo che questa sia la strada, che sia la strada della pulizia, del rigore. Dobbiamo far tesoro dell'esperienza scozzese, non dimenticatelo, perché la Scozia, con decenni di storia in materia di dipendenza e con un referendum celebrato, ha portato a casa il 45% del consenso popolare, il che vuol dire che di strada ne abbiamo tanta da fare. Il che vuol dire che la Scozia ci insegna che quando si mette in moto la macchina del no, questa lavora. Non so se vi siete accorti, ma persino Obama è intervenuto dicendo agli scozzesi di non votare per il sì. Non poteva pensare ai cazzi suoi invece che andare a pensare agli scozzesi. Ma che democrazia è questa qui? Ma dov'è il rispetto? Partiremo con un progetto che già abbiamo scritto, come l'ho chiamato io la roadmap, cioè una strada che passerà attraverso tutti i livelli. Dimostreremo fino in fondo con questo percorso che Roma non ha il coraggio di darci nessuna formula di autonomia. Dimostreremo fino in fondo che siamo stanchi di accettare che ci sia chi spreca e chi paga il conto, ma soprattutto dimostreremo fino in fondo che i veneti sono un popolo. Grazie.